sono Jacopo Zenzeri e gestisco il laboratorio di riabilitazione robotica e apprendimento motore all'Istituto Italiano di Tecnologia e siamo qui al congresso SINFER proprio per presentare alcune delle ultime novità in campo di ricerca nell'ambito più che altro della riabilitazione. Ad esempio questo è uno dei dispositivi che abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio, è un dispositivo robotico che serve per la riabilitazione del polso. È un dispositivo che permette la movimentazione del polso in tutti i piani e questo dispositivo riesce a rilasciare delle forze che vengono percepite dal paziente per fare i suoi movimenti e che permettono di ottimizzare il recupero dal punto di vista riabilitativo del paziente. Inoltre queste tipologie di dispositivi, a differenza dei dispositivi tradizionali, permettono di misurare in tempo reale il livello di disabilità del paziente e modulare la terapia di conseguenza. Salve, sono Sasha Blue-Alfrey, una ricercatrice postdoc all'IT. E questa è la Soft Hand Pro, una mano che ha iniziato essendo sviluppato per essere una mano robotica usata da robot umanoide, che adesso si sta sviluppando per essere una protesi e segue come traiettoria la prima sinergia kinematica, però una cosa molto particolare, è flessibile, si lascia quando si scontra con l'ambito di cambiare forma e in più si modula all'oggetto che prende, quindi se qualche dito rimangono bloccati da una particolare forma dell'oggetto che uno vuole prendere, le altre continuano ad afferrare l'oggetto. Lo stiamo sviluppando, come detto, per protesi, qua si vede una taglia più piccola, pensata per adolescente o forse per donne un po' più piccola, questa invece sarebbe taglia grande, taglia probabilmente uomo.